Buonasera, benvenuti a Tu per Tu. L'intervista di questa settimana è all'architetto Roberta Fusari, che ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Sì. Roberta Fusari è assessore all'urbanistica del comune di Ferrara, ma accanto a questa delega ce ne sono altre che sono, diciamo, ugualmente interessanti: all'edilizia, alla rigenerazione urbana e ai siti UNESCO. Ed è di questi temi che noi vogliamo parlare questa sera, a partire dal fatto, assessore, che l'urbanistica è diventata una disciplina importante, è sempre stata importantissima, ma oggi è un po' al centro, diciamo, dell'attenzione politica ed economica, anche perché quando si parla di sviluppo, quando si parla di qualità della vita, noi parliamo di città e quindi parliamo anche di pianificazione della città, di organizzazione della città. Ecco, è vero, la città è così protagonista del nostro presente e del futuro? Sì, la città è protagonista assolutamente, è l'ambiente in cui viviamo e dove svolgiamo le nostre attività. Ha una storia importante, dobbiamo essere capaci di dargli un futuro importante. E l'urbanistica sta alla base delle scelte di pianificazione, non solo urbana e di disegno, di sviluppo della città, ma anche alla base di quelle economiche, imprenditoriali, strategiche, no? Alla fine l'urbanistica è un po' è il modo di avere una visione, il modo di una comunità, di avere la visione della propria città, di come, verso cosa stiamo guardando, dove vogliamo andare, che ruolo vogliamo che abbia la nostra città, come vogliamo viverla, cosa vogliamo che ci sia nella nostra città. Cosa vogliamo che ci sia nel centro storico, certo. Cosa vogliamo che ci sia nel centro storico, nelle nostre 45 frazioni, piccoli centri. Abbiamo questa caratteristica bellissima come territorio comunale, abbiamo un centro storico e un urbano molto compatto. Appena usciamo, no? Appena facciamo le strade via Bologna, via Padova, tutte le direttrici, improvvisamente ci troviamo in una campagna bellissima, una campagna periurbana, a un passo dal centro storico. E poi incontriamo, attraversando il territorio in qualsiasi direzione, ci allontaniamo dal centro, incontriamo dei piccoli centri molto belli. E sono poche le città in Emilia-Romagna che al di fuori dell'urbano hanno ancora questi brani di agricolo, di territorio agricolo, con i vecchi fienili, con le vecchie case rurali, con quelle qualità anche di paesaggio tipiche. Sono veramente un'eccezione. Non abbandonate. Non abbandonate, vive, vitali, economicamente vitali. Non è semplice parlare di economia in questo momento, però è così. Certo. Ecco, volevo fare una domanda a questo proposito. Con la trasformazione, diciamo, istituzionale della provincia, sì. Non è che la città, come dire, si sia, essendo anche presidente, essendo diventato presidente della provincia, il sindaco del comune capoluogo, è vero che voi non siete assessori provinciali automaticamente, però si è allargato il vostro raggio visuale, se non di azione politica, ma proprio anche lo sguardo. Lo sguardo deve sempre essere più ampio dei confini amministrativi. Penso alle mie deleghe, ma anche quelle all'ambiente, no? Quelle alle attività produttive. Occorre sempre avere uno sguardo più ampio per poter capire, scendendo di scala, cosa fare nel piccolo. Certe scelte di sviluppo legate alla città, di crescita, o spingere su certe leve per far muovere la città, è necessario guardarle in rete, se non altro con chi ci sta intorno, se non altro con chi ci sta vicino. Quindi lo sguardo è sempre stato più ampio. Più ampio. Non a caso, per modificare i nostri strumenti del comune, a volte dipendono da strumenti della provincia, quindi più ampi, e comunque si passa sempre dalle previsioni della regione, che è quella che tiene un po' le fila strategiche di tutta, di tutto il comparto. Insomma, tutta, ecco, la, parliamo allora di questi strumenti di pianificazione del territorio urbano e circostante. Una volta avevamo il piano regolatore, poi invece dagli anni 2000, dall'inizio, sì, degli anni 2000, è scomparso. Ecco, parliamo di Ferrara, visto che siamo, sì, a Ferrara. Lei ci ha detto che l'ultimo piano regolatore era del 95, poi abbiamo adesso tre strumenti, sì, che sono? Allora, sono il piano strutturale comunale, che è la strategia, è lo strumento generale che dà la strategia di sviluppo e non ha un termine, non ha una scadenza. È la strategia che ci siamo dati, il Consiglio Comunale si è dato nel 2009 perché l'ha approvato in quel momento, e quindi lui fa il suo corso e struttura la città in quel modo. Possiamo variarlo in ogni momento, non è una visione scritta statica sulla pietra, esatto. E poi ci sono altri due strumenti, il regolamento urbanistico edilizio e il piano operativo comunale, che declinano e lavorano su quella cornice generale.
Il regolamento urbanistico edilizio entra nel merito della città consolidata, la città così come la vediamo e come si può trasformare, le piccole cose, come si possono modificare, cosa possiamo fare di piccolo. Adesso c'è uno slogan che funziona ed è padrone a casa mia, cioè io posso fare quello che voglio, c'è anche uno spot televisivo che passa per Pubblicità Progresso, credo. Sì, promosso dal governo. Promosso dal governo, che dice tu se devi fare una modifica alla tua abitazione, basta che presenti che una specie di dichiarazione, quindi senza aspettare nessunissima approvazione o permesso e vai avanti, padrone a casa tua. C'è chi è fieramente contrario a questa visione, lei? Dunque, io vedo tutti i rischi di questa visione, non sono né contro né a favore, nel senso che c'era bisogno, in questi anni c'è stata molta semplificazione. Semplificare materie complesse però si rischia di fare più danno che utile. Allora, noi in comune, parlo del comune di Ferrara, così andiamo su degli esempi. Già dal 2009 sul vecchio regolamento edilizio, quindi quando ancora c'era il piano regolatore, c'erano delle semplificazioni che consentivano per i piccoli lavori di fare una dichiarazione in comune e si partiva subito. Al massimo si aspettavano 30 giorni per fare le verifiche. Andava benissimo. Poi abbiamo avuto una serie di leggi regionali, nazionali e abbiamo semplificato sempre di più. Io credo che il padrone a casa mia va bene, ma con certi limiti, in particolare su quello spot. Quando si vede che in un disegnino molto semplice di un'abitazione si tira giù un muro, che i tecnici sanno che potrebbe essere portante, no? Si tira giù un muro, si uniscono due cose e si dice al cittadino vai in comune, lo dichiari, vai avanti. Non è esattamente così. Nel senso che per poter fare questa dichiarazione iniziale servono una serie di verifiche, chiaramente, di tecnici che devono dire sì, si può fare. Allora, solo quando ci sono tutte quelle verifiche da parte dei tecnici. Quindi il comune chiede questa documentazione tecnica, anche certo, perché pensiamo a Ferrara, a 2 anni e mezzo dal terremoto, poi deve interessare. Il cittadino deve sapere. Deve sapere che prima, per poter fare quella dichiarazione e dice io parto con questi lavori, deve aver fatto una serie di verifiche tecniche necessarie per questioni di sicurezza, di norma e soprattutto anche di sicurezza. Di estetica. Di certo, sicurezza, poi c'è il tema dell'estetica e quello secondo me è un tema molto delicato perché con queste semplificazioni stiamo perdendo di vista l'estetica, stiamo perdendo di vista il bello. È vero che la mia casa è mia e io sono padrone a casa mia, ma è anche parte di una città, è parte di un patrimonio che vedono tutti, che godono tutti e deve essere condiviso. Se la mia casa è particolarmente brutta, anche gli altri... Tutti condividono il brutto. No? E quindi insomma un minimo di... A proposito di brutto, il nostro centro storico, il centro storico di Ferrara, che significa la parte di città dentro le mura, è stato inserito dall'UNESCO nella lista delle città patrimonio, dei siti patrimonio dell'umanità, poi c'è anche la parte del Delta, quindi un paesaggio molto ampio. E al di là del fatto che, come ci hanno detto alcuni architetti in questi giorni, che bisogna conservarlo, mantenere, fare manutenzione, al di là di questo magari dopo ci arriviamo, c'è tutto il tema delle periferie a proposito di bello e brutto, le periferie che sono il frutto di una crescita selvaggia, diciamo, degli anni del dopoguerra. Sì. E sono anche brutte periferie in linea di massima. Ci sono delle... Noi siamo fortunati, non abbiamo delle grosse periferie, delle distese di periferie come invece ci sono in altre città, anche Emiliano-Romagnole. Però le abbiamo e quel poco che abbiamo vediamo che c'è una qualità edilizia inferiore perché gli anni del dopoguerra 60-70 ora segnano l'età perché sono passati, sono vecchie, vanno rinnovate e soprattutto una qualità degli spazi urbani che noi riteniamo non più adeguata. Ci sono delle periferie, i quartieri, penso, i quartieri su via Bologna degli anni 50-60 hanno delle strade strettissime, non si riesce nemmeno a parcheggiare perché in quel periodo non servivano tutti quegli spazi per poter avere dei parcheggi e quindi diciamo il nostro modo di viverle oggi mette in evidenza ancora di più le carenze di quel tipo di luoghi. Ecco, nei tre strumenti di pianificazione che lei citava, che cosa si prevede? Che regole ci sono sulle periferie? Certo. Allora, sul regolamento urbanistico edilizio
che è quello che si può usare immediatamente per fare le modifiche, diciamo, ci sono una serie di incentivi in superficie utile per poter ammodernare la propria abitazione. La voglio rendere dal punto di vista ambientale ed energetico sostenibile, voglio fare tutte quelle operazioni che mi aiutano a gestirla meglio, ad avere più economia nei consumi e quindi a rinnovarla, sia dal punto energetico, sostenibile ambientale, sia dal punto di vista della sicurezza, proprio pensando alla sismica, no? Queste due operazioni hanno un incentivo, quindi se adeguo la mia abitazione in quel senso, posso anche ampliarla di una quantità di metri quadri a seconda di quanto la miglioro. È stata una premialità che abbiamo voluto inserire proprio per cercare di promuovere. La premialità non, dentro questi strumenti è solo in termini quantitativi, no? E ci sono delle premialità anche dal punto di vista degli oneri urbanistici. Gli oneri che sono quei costi che comunque uno sostiene tutte le volte che fa un intervento, che sia nuovo, che sia di ristrutturazione, il governo stesso con un'ultima legge sì. Ci ha imposto una riduzione, giustamente, a tutti del 20% degli oneri su chi fa riqualificazione urbana e questa è riqualificare l'esistente. Poi c'è tutto il tema invece dei quartieri un po' più grossi, non cosa faccio io sulla mia casa, ma quell'insieme di case, di strade, di spazi pubblici che si possono raggruppare in un unico progetto. Il piano operativo, in questo senso, interviene per le grandi trasformazioni e lì si può ripensare un comparto più ampio, un quartiere che una volta è nato come omogeneo e che è quasi obsoleto o comunque che bisogna ripensarlo. I quartieri di trasformazione, per esempio il quartiere artigianale di Via Veneziani, che nasceva quando gli artigiani avevano il piccolo capannone, sì. La piccola casa di servizio, abitavano lì, avevano casa e bottega, oggi è regolamentato dal regolamento urbanistico edilizio. Abbiamo fatto uno sforzo importante per capire come aiutare chi lavora e vive lì dentro, come aiutare a recuperare quegli edifici, che adesso è difficile trovare un artigiano, no? Che possa utilizzare certo. Quel modello. Quello potrebbe essere uno di quei quartieri che hanno bisogno chi di... Chi si deve muovere? Chi si deve muovere? L'associazione di categorie, immaginiamo sì, per gli artigiani. Abbiamo lavorato in quel caso con l'associazione di categoria, con dei cittadini residenti. Con i residenti, sì, quindi gli diretti interessati certo, certo. Che devono fare magari gruppo e poi rivolgersi all'amministrazione. Sì, perché quindi. Se hanno delle istanze, delle osservazioni, delle, sì. Non solo delle criticità ma anche delle proposte. Poi ci sono delle associazioni, diciamo, come Italia Nostra, sì. Che per esempio si occupano diciamo della sicurezza, della qualità dell'ambiente urbano, del paesaggio e intervengono anche certo. Criticando quello che non va da tanti punti di vista. Adesso ho in mente una critica del pubblica perché l'ha fatta in trasmissione, una trasmissione a cui ha partecipato anche lei, su un quartiere periferico che dovrebbe essere un quartiere dietro la stazione, dietro diciamo l'edificio di Equitalia dove sì, una volta sì. Che doveva essere una zona diciamo così industrializzata, adesso c'è un agglomerato diciamo di edifici residenziali parte completati, parte incompleti dal punto certo. Di vista della costruzione e l'architetto Malacane ci diceva che non è un quartiere, è semplicemente un agglomerato di case, non ci sono servizi, non ci sono. Quindi faceva questa critica sì. All'amministrazione comunale che non si è fatta carico, come dire, di concordare con i costruttori la disponibilità di aree per i servizi della vita associata. In quel caso no, non è così. No? Quindi adesso siamo in questo momento per cui come quel quartiere no, che in parte è realizzato, in parte è realizzato in parte, quindi non finito, e in parte è un'area vuota che dovrà essere realizzata. Abbiamo tanti di questi quartieri e abbiamo tutti i progetti approvati e pronti, ma che non vengono realizzati per motivi di mercato, ovviamente. Per motivi economici. Ecco, la crisi è sempre un po' misurata dalla crisi dell'edilizia, alla crisi economica generale. Sì. Ecco, ma in una fase in cui è impensabile costruire, allargare, ampliare
città cementificare, soprattutto in una fase in cui, oltre che di crisi, si parla anche di crisi demografica, oltre che di crisi economica. Come può l'edilizia decollare e quindi far ripartire, se questa equazione è vera, che sviluppo l'edilizia vuol dire sviluppo tout court, come si può far ripartire l'edilizia? L'edilizia deve cambiare il suo modo di lavorare, deve concentrarsi, non tutta naturalmente, però in generale, deve concentrarsi sulla riqualificazione. Dico cioè? Non tutta perché molta edilizia si occupava e si occupa di quello. Oggi non possiamo più pensare di costruire del nuovo, soprattutto residenze, ma dobbiamo capire come recuperare, rimettere a posto, riqualificare, rigenerare l'esistente, la città esistente, tutta. Dobbiamo capire come lavorare su dei suoli già usati. Il quartiere a cui facevamo riferimento prima erano le aree industriali al di là della stazione, ora sono aree dagli strumenti, ma anche per vocazione, sono ormai parte del centro, sono aree che avranno destinazione servizi, residenza, commercio, tutte quelle attività che fanno parte del centro storico. Dobbiamo lavorare in quel modo. Si parla tanto di consumo del suolo, stiamo aspettando una legge nazionale, la Regione ha già detto che vuole intervenire al più presto su questo. Il consumo di suolo è intimamente legato con la legge urbanistica in generale. Occorre che tutti capiscano, anche l'economia, che dobbiamo dedicarci a quello d'ora in poi. Non possiamo più permetterci di consumare suolo, di costruire del nuovo, dobbiamo lavorare sull'esistente. Oppure, se siamo costretti a usare del suolo, perché non è consumare, dobbiamo capire come recuperarlo. Ho visto in un passaggio del presidente Bonaccini che si parlava consumo di suolo a bilancio zero. Credo che sia il modo più corretto di approcciare. Cosa vuol dire consumo di suolo a bilancio zero? Se vuol dire voi date, cioè destinate un'area all'edilizia residenziale o comunque a un qualcosa, sì, probabilmente a un'infrastruttura di pubblica utilità, perché se devo consumare suolo ci deve essere un motivo ben preciso che mi obbliga quasi a consumare quel suolo lì e non uno che posso recuperarlo. Se proprio devo consumare del suolo, sono anche obbligato a dover recuperare del suolo che oggi è usato, forse è in disuso, quindi è lasciato lì, ma non è permeabile, non è verde. Abbatto? Il vecchio? Come faccio a recuperare? Probabilmente sì, vedremo come verrà declinato, però l'idea del non consumo più suolo, punto e basta, mi sembra un po' difficile da ottenere, perché ci sono certe cose che inevitabilmente devono essere fatte in quel punto, certo, se c'è una pubblica utilità. Quindi forse un po' troppo rigida quella visione, ma il bilancio zero mi sembra molto più interessante. Quindi bisogna entrare, diciamo, anche in un'ottica di demolizioni, certo, che è sempre stata così, una specie di fantasma, diciamo, di demone, ecco, per i costruttori, sì, bisogna costruire, non demolire. Invece perché adesso demolire comporta dei costi. Allora, è ovvio che se ho un terreno agricolo molto tutto pronto, posso intervenire e fare subito tutto quello che, certo, mi serve. Se invece devo demolire, bonificare, verificare che sia tutto a posto e poi posso costruire, c'è un po' più da fare, ci sono più costi. Bisogna capire anche con le norme, capire come incentivare quel tipo di interventi, perché è vero, costano di più. Costano di più. Costa sempre di più la rigenerazione urbana, che è una delle deleghe che lei, sì, ha. Ecco, che significa che cosa? Che luoghi del centro storico, della periferia, che sono stati abbandonati o che sono, come dicono oggi gli architetti, dormienti, mezzi utilizzati e mezzi no, vengono rigenerati, non, sì, solo da un punto di vista architettonico, ma anche dell'uso. Sì, infatti la differenza, ultimamente, in questi ultimi anni si parla di rigenerazione, qualche anno fa si parlava di riqualificazione. La differenza sta proprio nel sociale, cioè non è solo un intervento urbano, quindi un rinnovo urbanistico, architettonico ed edilizio di un, sì, luogo, ma è soprattutto capire che tipo di uso, che tipo di società, che tipo di socialità e di comunità va a vivere quel luogo. Ecco, qui a Ferrara, nella precedente legislatura, si sono mossi, come dire, mosse delle iniziative, sì, la rigenerazione urbana del ex caserma dei Vigili del Fuoco con il progetto Grisù, il mercato coperto, quella parte inutilizzata, sì, abbandonata di mercato coperto
con il progetto di Città della Cultura, Cultura della Città, il Teatro Verdi che è rimasto a metà restauro. In questo inizio di legislatura qualcosa si sta muovendo. Sì, la scorsa legislatura è stata molto interessante perché abbiamo avuto una serie di sollecitazioni dalle associazioni, dai cittadini, per lavorare in questa direzione. La cosa principale per fare rigenerazione è avere una comunità che risponde, anzi che propone, e di conseguenza si possono mettere in fila dei percorsi che consentono poi di andare al riutilizzo di alcuni spazi, di alcuni beni, cercando di capire di chi sono, come fare. Adesso siamo nella fase che alcuni di questi beni riescono a vedere un percorso scritto. Proprio ieri in giunta abbiamo approvato il progetto preliminare per il recupero del mercato coperto a questi fini, il mercato coperto di via Santo Stefano, progetto preliminare che vedrà poi l'uscita di un bando pubblico per individuare un gestore capace di rivitalizzare quel luogo. Ma è l'amministrazione comunale che riqualifica, diciamo, in chiave architettonica quello spazio. In parte poi sì. Ci deve essere chi con un progetto sì, più o meno articolato, sa come rianimarlo. Certo, e la rigenerazione è proprio quella. Il tema non è tanto il recupero architettonico, c'è anche quello, certo, ma è soprattutto come riuscire a farlo vivere e a farlo funzionare. Quindi c'è proprio un concorso pubblico-privato, sì, da questo, esatto, punto di vista. Ed è il privato che è partito da questo punto di vista, cioè che ha lanciato dei progetti e ha sollecitato l'amministrazione. Sì, le associazioni, i cittadini, hanno, nella scorsa legislatura abbiamo visto proprio tante. Poi il pubblico non solo li ha accolti, li ha seguiti, li ha incentivati e quindi siamo riusciti a mettere in fila una serie di esperienze, come lei ricordava, che legavano una serie di luoghi, spazi aperti, spazi chiusi, spazi abbandonati, spazi non finiti. Spazi... Diciamo che ci sono stati dei bandi della regione che hanno dato anche un sostegno economico importante. Perché a un certo punto è vero che si parte dalla comunità, dalla socialità, dalle attività, ma servono comunque delle risorse per poter intervenire su quegli edifici. Certo. E le risorse sono pubbliche. E le risorse in genere sono pubbliche. Se il pubblico non interviene, credo che da questa crisi sarà difficile partire. Sì, sì. E lo stiamo vedendo in tutti i campi. Il pubblico è sempre, penso alle politiche per la casa, penso il pubblico è sempre quello che deve comunque. Perché i privati, torno agli strumenti urbanistici per un inciso, gli strumenti urbanistici, pensati, è la legge 20 del 2000 che ci ha obbligato in un certo senso a rivedere gli strumenti. Quella legge, il presupposto era che il privato doveva farsi carico insieme al pubblico della costruzione della città pubblica. Eravamo nei primi anni 2000, quindi nel boom economico, il boom delle costruzioni. Benissimo. Oggi non è più così. Il privato deve essere aiutato dal pubblico perché possa fare il proprio intervento, che è un'attività economica. E quindi, alla fine, se non c'è un intervento pubblico di aiuto, il privato non riesce nemmeno a fare il proprio. Non ce la fa. No. Non ce la fa. A meno che neanche il grande privato. Noi abbiamo visto adesso, proprio di questi giorni, 6 giorni fa, voi ci avete detto che sono stati acquistati dalla Cassa Depositi e Prestiti 2 edifici inutilizzati, certo, vuoti, dormienti, eccetera, da rigenerare, perché i bandi sono stati inevasi, cioè nessun privato ha risposto al bando per l'acquisto né di Palazzo Zanardi né della ex Bassa Macelleria, sì. Come si chiama? Si chiama macelleria, bassa macelleria. Perché questo che cos'era? Credo avesse a che fare con qualcosa del genere, un edificio bellissimo, un macello piccolino, vecchio, in piazzetta San Nicolò. Quindi. Ecco, e quindi è stata acquistata dalla Cassa, sono stati acquistati dalla Cassa Depositi e Prestiti. E adesso? Ecco, questa è una di quelle operazioni che il pubblico, perché Cassa Depositi e Prestiti è vero che si comporta da privato, no? Perché comunque investe dei soldi che devono avere un rendimento, però questa è una di quelle attività che il pubblico ci sta aiutando a costruire. Li hanno acquistati loro perché li hanno valutati tra tutti i beni che erano in alienazione, che gli erano stati proposti, quei 2 li hanno valutati come interessanti. Se fosse andata deserta l'asta li avrebbero comprati loro, così è stato, li hanno acquistati e ora sono loro che si devono occupare della valorizzazione.
È un po' quello che sta succedendo anche sulla caserma di Cisterna del Follo, anche lì era annoso problema, era del demanio, nel dicembre del 2013 è stata acquistata dalla Cassa Depositi e Prestiti, ora che ne è il proprietario e che l'ha acquistata dal demanio spendendo dei soldi, deve riuscire a mettere a reddito quel suo investimento, quindi deve trasformare quell'area perché sia per poterla mettere sul mercato. Ma fa tutto Cassa Depositi e Prestiti oppure anche lì ci saranno dei bandi per dare in gestione sia la rigenerazione che la rivitalizzazione, diciamo, quindi economico-sociale di questa enorme Cassa complesso. Depositi e Prestiti in questo momento si sta rendendo conto di cosa ha preso, nel senso che sta facendo delle operazioni di pulizia, di bonifica, di messa in sicurezza. Per trasformare quella caserma in particolare serve una variante urbanistica, perché è una caserma ed è una caserma per ora, no? Quindi ci sarà modo di capire. È vero che era dentro il percorso del programma unitario di valorizzazione dei beni demaniali, quindi c'è una scheda che individua attraverso uno studio più ampio che tipo di funzioni possono essere accolte in quel luogo. Cassa Depositi e Prestiti dovrà ottenere la variante urbanistica, che saremo tutti contenti di potergliela dare perché possa trasformare quell'area. E dopodiché lei non è un operatore, è un operatore che può trasformare, ma economico, che poi dovrà mettere in vendita, quindi dovrà trovare degli altri operatori. Mettere in vendita. Non è tanto concepito come proprietario che dà in gestione, diciamo, a imprenditori economici, che so, albergatori, da altri imprenditori del turismo o della cultura o di che cosa non mi viene in mente adesso. Non è che può essere anche quello. Tutti e due. Loro possono o vendere direttamente quell'area con il progetto approvato sopra, possono essere loro che la trasformano per poi venderla già trasformata, devono comunque trovare un reddito da quell'investimento, certo. Quindi individueranno tutte le forme necessarie, anche a seconda di come sarà il mercato. Per poter... Sì, certo che è un'area bellissima della città, sì. Ma quali sono le attività che potrebbero essere accolte secondo... Secondo quella scheda di valorizzazione, sì. È un pezzo di città, è dentro le mura, è vicino all'università, potrebbe esserci, dico potrebbe perché in realtà sono le funzioni che noi abbiamo dato negli strumenti urbanistici a quei pezzi di città sono molto ampie, dicono residenza e tutti i servizi che servono alla residenza, che vuol dire anche uffici, che vuol dire negozi, servizi. In particolare in quell'area c'era il recupero e la cessione al comune del giardino di Palazzo Schifanoia, perché attualmente il giardino, quando si entra, no, è chiuso da due edifici della caserma e si vede la caserma, originariamente era più ampio, quindi c'è una parte che prevede il completamento di quel giardino. Poi c'è la demolizione di tutti quegli edifici che sono verso il lapidario, quindi verso via Scandiana, che sono dei magazzini, sì. E rimangono i tre corpi principali, quello di Cisterna del Follo, quello verso le mura e l'altro all'interno. E lì ci sono queste funzioni individuate legate alla residenza e a tutti i servizi che servono alla residenza, che può essere uno studentato, che può essere uffici. Non, diciamo, istituzioni culturali, non funzioni di pubbliche, no. No, funzioni pubbliche no. Sono previste, c'è il completamento, diciamo, della parte di Schifanoia, ma non ci sono funzioni pubbliche. Ecco, ci rendiamo conto che forse i cittadini, se non gli addetti ai lavori, quindi chi si occupa di edilizia, di architettura, di pianificazione urbana, non si rendono abbastanza conto dell'importanza, per esempio, dell'assessorato all'urbanistica, degli strumenti urbanistici. Ma lei ci diceva una cosa importante che vorrei che dicesse anche al pubblico, e cioè che questo POC, che è questo piano operativo comunale che ormai sta per è arrivato alla seconda, diciamo, formulazione, sempre seguendo questa impostazione, cioè di evitare la crescita, diciamo, dell'occupazione del territorio, in realtà sta progettando secondo una crescita fatta in che modo e per chi? Allora, il piano operativo è quello strumento
che ha delle linee, delle indicazioni, un documento preliminare condiviso col Consiglio Comunale. Quindi c'è un documento che dice cosa vogliamo fare con questo piano. Il primo, che l'abbiamo pensato nel 2010-2011, era un po' un grande esperimento perché era la prima volta che si faceva, era necessario anche far conoscere un nuovo linguaggio agli operatori, ai proprietari, e quindi l'abbiamo fatto in un momento di grandissima crisi, in un momento anche di sbandamento perché stavamo cambiando tutti gli strumenti, c'era il timore che potesse succedere chissà cosa. L'abbiamo fatto aperto su tutto il territorio comunale, avremmo potuto farlo limitato a un'area, avremmo potuto farlo limitato a un tema, qualsiasi, edilizia pubblica, piuttosto certo. che concentriamoci su Cona, no? E invece è stato fatto aperto a tutto il territorio e aperto a tutti i tipi di proposte imprenditoriali. Questo perché volevamo accogliere dalla più piccola proposta, due casette ovunque, alla più grande proposta di trasformazione. Quindi siete stati molto aperti. Molto aperti. L'obiettivo politico era l'attenzione, era sul lavoro e sull'economia. L'abbiamo fatto in quel modo. Quindi per dare, diciamo, ai costruttori, alle imprese, esatto. la possibilità di intervenire con piccoli o grandi interventi. Per non escludere nessuno. Ah. Ed eravamo tranquilli perché comunque il piano operativo lavora dentro la cornice del PSC. Quindi già il PSC parla di riqualificazione, dà dei limiti molto forti perché tutto il dibattito che c'è stato. Invece il prossimo che cosa avrà di nuovo? Adesso stiamo lavorando su un piano operativo che vuole incentivare e promuovere tutte le attività di impresa. Quindi non più residenziale? Residenziale no, perché ne abbiamo tanto da poter costruire, potenziale, ne abbiamo tanto da recuperare, quindi non è necessario. Dobbiamo invece aiutare tutti i tipi di impresa, di imprenditoria, di commerciale, tutto quello che non è residenziale, a poter, per poter o trasformarsi, crescere, promuoversi, anche chi adesso magari sta pensando di aspettare un momento migliore. Un piano operativo contiene tutta una serie di piccole leve che si possono muovere per poter davvero incentivare e spingere verso una direzione. Quindi non certo centri artigiani, non tanto aree industrializzate di cui siamo già pieni, sì. ma possibilità di crescere anche autonomamente. Sì, migliorare l'esistente, potersi riqualificare sì. senza dover necessariamente abbandonare perché un luogo. Perché sia un'impresa, sì. perché sia un'attività sì. produttiva. Partiremo nella nostra prossima intervista, che già le prenotiamo, partiremo da questo. Volentieri. Perché mi sembra molto interessante anche per i giovani che possono certo. magari pensare di avviare o per chi viene da fuori, ecco, quindi è una visione ottimistica in sostanza. Prima di chiudere, Assessore, vorrei come al solito fare un'incursione nel suo privato. Lei fa parte della categoria dei giovani, diciamo, amministratori, fa parte della categoria delle donne che entrano, diciamo, nella gestione della cosa pubblica e fa parte, come dire, anche di, non so, degli amministratori che non vengono dalla politica, perché lei è architetto del paesaggio, quindi ha lavorato nel privato, con l'università, come docente. Questo salto, e poi ha famiglia, due bambini, quindi questo salto, diciamo, a distanza ormai di 6 anni di sì. attività, le è costato? No, mi ha dato molto. Cioè, è un salto che consente di vedere con altri occhi un mondo che comunque si vedeva, no? Io vedevo da un punto di vista. Vederlo da questo punto di vista consente di riuscire a vedere tutte le angolazioni possibili. Cos'è la cosa più bella, più che la persona di più, è quella che invece le dà più problemi, qualche angoscia? Allora, la cosa che ho perso e che mi dispiace molto è il rapporto con i giovani. Cioè, insegnare all'università vuol dire avere un rapporto sempre diretto con i giovani, che riescono sempre a stupirti, anche nella loro ingenuità. E paradossalmente pensavo che perdendo quello avrei potuto perdere anche quello con i miei figli, no? Perché ci allontaniamo. Però a fronte di questa perdita, quello che ho raccolto è il rapporto con i cittadini, il rapporto con le persone. Incontrare il cittadino che quasi scusandosi chiede un appuntamento nel mio ufficio per avere chiarezza, perché gli venga spiegato qualcosa,
è uno di quei valori, di quelle cose che questo lavoro dà. Quello che le dà più angoscia. Ed è quello che, rimango un attimo su quello che mi piace di più, ed è quello anche che vorrei sviluppare un po' di più, perché... Quindi le piace fare l'amministratore, ha una carriera davanti, essendo giovane, essendo donna, non viene dalla politica e quindi tutto, diciamo, l'antipolitica in fin dei conti non la tocca, almeno... Non la tocca nel fatto che sia frutto di una carriera, insomma, sì. No, lei non ha fatto carriera politica, viene da altro. Quindi le piacerebbe andare avanti. Adesso mi piace molto fare quello che sto facendo. Credo che anche sull'urbanistica e sugli strumenti urbanistici, la cosa più ostica, più lontana da un cittadino, ci sia molto da fare in questo senso e mi sto impegnando per fare questo, per raccontare alle persone che vivono Ferrara quanto è bella Ferrara e perché non si possono fare certe cose rispetto ad altre. Non abbiamo parlato dell'Urban Center, che è una creatura che le sta a cuore, per questo la prenotiamo per un'altra intervista. Non ci vuole dire che cosa le dà angoscia, noi rispettiamo, diciamo, questa volontà di chiudere invece in bellezza. La ringraziamo, la salutiamo e ringraziamo i nostri telespettatori. Arrivederci, una prossima puntata. Grazie a voi.